E ti saluto con la pace del Signore, buongiorno, buon giovedì 13 giugno 2024, benedizioni abbondanti, scorron dal cielo su noi e anche su di te, perché se sei qui e stai per ascoltare ora la parola di Dio, è la parola di Dio che benedirà la tua, la mia e la nostra vita. Quindi sei nel posto giusto e al momento giusto. Quindi vogliamo passare subito ad ascoltare questa meravigliosa parola che viene rivolta ai nostri cuori in questi termini. Beato l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente. Testo che troviamo nel libro di Giobbe, capitolo 5, versetto 17. Ed ancora un altro versetto leggiamo. Il Signore corregge quelli che egli ama. Testo che troviamo nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 6, e leggeremo ancora un altro versetto. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Testo che troviamo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 3, il versetto 19. Il titolo di questo messaggio è questo: Come Dio ci chiama in causa. C'è qualcuno che dorme profondamente in una casa dove è scoppiato un incendio. Per svegliarlo, suoniamo il campanello, lo chiamiamo, niente da fare. Abbiamo dovuto sfondare la porta per farlo scendere dal letto. Talvolta Dio deve intervenire con forza nella nostra vita per strapparci a un grave pericolo oppure per ricondurci sulla via che Egli ha scelto per il nostro bene. La ricerca del guadagno, l'ambizione, il perseguimento del piacere agiscono in noi come sonniferi e per risvegliarci Dio permette preoccupazioni e difficoltà. Ascoltiamo la sua voce e non cerchiamo di distrarci sempre più per stordirci e scacciare dalla nostra mente i suoi avvertimenti. Come farebbero i genitori per un figlio che si ostina a soddisfare i pericoli, che si ostina a sfidare i pericoli? Dio utilizza la correzione. Egli ci ama e quando non ascoltiamo i consigli della sua parola, lui agisce con decisione. Quindi Dio ci spinge a capire la sua volontà, a entrare in una relazione felice e stretta con lui. Il suo scopo è la benedizione, è la gioia dei suoi figli. Quindi quando Dio ci parla in questo modo, dobbiamo ascoltarlo, anche se ci chiede di fare una completa inversione di marcia. Eh sì, caro amico, questa forma di educazione non è mai l'obiettivo di Dio, ma solo il mezzo per raggiungere il nostro cuore e farci conoscere la misericordia e la compassione del nostro meraviglioso Padre Celeste, che ci ama e ci vuole tanto bene. Io credo che non ci sia nulla da aggiungere, se non un consiglio voglio darti, riascolta di nuovo i versetti che abbiamo letto all'inizio di questo video perché parlano in un modo chiaro. Poi se vuoi riascoltare ancora una volta la meditazione, riascoltala pure, ma il mio consiglio è rileggi, riascolta i versetti che abbiamo citato perché sono meravigliosi e ci trasmettono qualcosa di bello, amore, questo ci trasmettono. Dio ti benedica, buona giornata e che la pace di Cristo ti accompagni anche oggi in tutta questa giornata.